Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio mettermi insieme a voi lo smalto semipermanente Peel Off della marca La Femme. Questo è sia base coat che top coat, quindi due in uno. Io utilizzerò uno smalto colorato di un'altra marca perché ho visto comunque che funziona lo stesso, mi sono trovata bene lo stesso e mi andava di condividere con voi questo momento dell'applicazione. Vi ho già parlato in altri video di questo smalto, io mi trovo veramente benissimo, da quando l'ho scoperto non l'ho più abbandonato perché comunque uno smalto semipermanente peel off, quindi che si va a rimuovere semplicemente come se fosse una pellicola, come se fosse un nastro adesivo, per le mie unghie è sicuramente top, perché comunque non vado a rovinare l'unghia con la lima, con altri prodotti particolari, semplicemente lo tolgo come un adesivo e quindi per quello che mi riguarda è eccezionale, favoloso. Io in questo video vi faccio vedere come lo applico, anche se in realtà è semplicissimo, quindi non è necessario un tutorial a dire il vero perché si mette come uno smalto normale, però vi faccio vedere magari i passaggi, vi racconto due o tre cose intanto che mi metto lo smalto, ma basta con le chiacchiere e andiamo subito a vedere come si applica questo smalto semipermanente. Applicare questo tipo di smalto semipermanente è veramente semplicissimo, quindi io vi faccio vedere come lo applico, ma davvero è una cosa banalissima. Ci servirà semplicemente un buffer, questo che è lo smalto semipermanente che fa sia da base che da top coat, e poi lo smalto colorato, e ovviamente alla fine dovremo sgrassare l'unghia, quindi io utilizzo questo prodotto che è Nail Cleaner, però potete utilizzare comunque quello che preferite, l'importante è che serva per sgrassare l'unghia dopo l'applicazione del semipermanente. E poi naturalmente la lampada che vedete qua. Vi farò vedere l'applicazione su una mano sola perché è talmente semplice che comunque vi accorgerete non sono necessari dei tutorial. Comunque cominciamo con il primo e fondamentale passaggio, che è quello di andare ad opacizzare l'unghia. Piano piano, con pazienza, andate ad opacizzare l'unghia. Basta dare una passata veloce, non è che dobbiate fare lunghe preparazioni, però più l'unghia è opacizzata e più lo smalto avrà tenuta, ovviamente. Più o meno questo risultato. Io vi faccio vedere la procedura, però è talmente semplice che comunque non si differenzia affatto dalla stesura di uno smalto normale. Io vado a mettere la base. Rispetto agli altri semipermanenti o al gel, secondo me non ha bisogno di essere messo immediatamente in lampada perché magari cola dai lati o cose di questo genere. Quindi io faccio direttamente tutta la mano e poi la metto in lampada. Questo è un notevole risparmio di tempo. Adesso che ho applicato la base su tutta la mano, ovviamente lo vado a mettere in lampada per 2 minuti. Quindi accendo e inserisco, molto semplicemente. Dopo aver lasciato la mano dentro la lampada per 2 minuti, vado a mettere lo smalto colorato. Io adesso ho scelto un rosso, un bordeaux in realtà, è un rosso scuro, diciamo così. Questo è un tipo di smalto con il quale io mi trovo benissimo e l'avevo preso, se non ricordo male, su AliExpress. Comunque è un colore che mi piace tantissimo. Devo dare probabilmente due mani perché forse la prima passata non è così coprente, però come potete notare comunque è un colore abbastanza intenso. Questa ovviamente è una fase molto semplice, dovete semplicemente stendere lo smalto. Adesso che ho steso lo smalto su tutta la mano, ovviamente lo vado a mettere in lampada. Per dare ancora più intensità al colore, ho deciso di dare una seconda mano di smalto, ma questa è una cosa soggettiva, dovete deciderlo voi, se vi piace che sia un pochino più carico, più intenso, oppure se lo volete più tenue. Io comunque adesso do la seconda mano, che è esattamente identica alla prima, quindi magari non vi faccio vedere proprio tutti i passaggi. Do una seconda mano di smalto e metto di nuovo la mano dentro la lampada. Ho dato una seconda mano, spero che nonostante le mie pessime luci qualcosa riusciate a vedere circa il fatto che è molto più intenso. Adesso lo vado a mettere in lampada. Siamo arrivati all'ultima fase, dobbiamo andare a mettere di nuovo questo smalto che, come vi dicevo, fa sia da base che da top coat, quindi andate semplicemente a stenderlo su tutte le unghie ed è veramente una cosa semplicissima.
come un normalissimo top coat, quindi lo andate proprio a mettere sull'unghia. Io, come vi dicevo prima, farò tutta la mano senza comunque fare un'unghia alla volta perché non lo ritengo necessario, essendo uno smalto che non è troppo liquido, quindi non cola all'esterno. Ho messo il top coat sulla mano e quindi, come sempre, vado a metterlo in lampada. Semplicemente passo il cotone su tutte le unghie e quindi vado poi a togliere lo strato di dispersione.